Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Scusate per la mia faccia ragazzi, ma in questo periodo non riesco a registrare i video, cioè non ho tempo per registrare i video. Praticamente ho detto sì, torna e poi c'è tipo 150 milioni di cose da fare, un sacco di cose, oltre il lavoro normale o altre robe e soprattutto sta avvenendo un cambiamento enorme nella mia vita, che poi vedrete nel futuro sicuramente, quindi sono veramente oberata di cose da fare. Veramente il tempo che non ho neanche più il tempo di stare sui social, su Instagram, sono sparita praticamente. Poco tempo che ho libero, davvero, il pochissimo tempo che ho libero lo passo a leggere o guardare raramente qualche episodio di drama, ma è veramente una cosa ok. Comunque, per questo sono un po' sconvolta, anche se sono tipo le 10 del mattino. E oggi video recensione manga, come potete leggere dal titolo, ovvero di Rainbow Days. Se riesco a sollevarlo. Rainbow Days è una serie che avevo recuperato in blocco. Non mi ricordo se quest'anno o l'anno scorso, francamente, o alla fine dell'anno scorso, non me lo ricordo già più. Ed è un manga di Minami Mizuno, edito dalla Star Comics, al costo di 4,30 € volume, per un totale di 16 volumi. O come lo dico io, 15 volumi più lo special, perché il 16° volume, così come è stato fatto anche per altri manga, è una raccolta di special, alla fine, ok? Sono più o meno tutti collegati, però comunque non hanno un senso. Ok, poteva anche non esistere il volume 16, o comunque poteva essere stato strutturato molto molto meglio. Faccio vedere tutte le copertine, poi partiamo con appunto la trama e il mio commento della storia. Le copertine a me fanno impazzire, mi piacciono tantissimo perché sono bianche e poi hanno l'immagine dei vari personaggi dietro sulla costina, ma la parte che è piegata, ma lasciamo perdere. Hanno appunto la scritta con il colore dell'arcobaleno, il protagonista, quindi già mi piaceva molto la copertina, mi fanno veramente impazzire, sono proprio il mio genere, anche se forse più negli ultimi anni che nei scorsi. Cioè, mi ricordo che ai primi tempi adoravo quelle copertine tutte disegnate, mo adesso vado per il semplicissimo. Sta qui. Poi abbiamo loro. Quando dovrò fare la recensione complessiva di Yona, diventerò scema a farvi vedere tutte le copertine. Muoio praticamente. Quando finirà e se finirà. L'ultima copertina. Allora, che cosa dire di Rainbow Days? Di che cosa parla questa storia? Questa storia parla di uno shoujo scolastico con protagonista dei maschi. Un maschio, Natsuki. Natsuki, non so come si pronuncia. Facciamo Natsuki, che è un pochino più semplice. Natsuki è un ragazzo molto, diciamo, la versione maschile della classica protagonista femminile dei shoujo scolastici, appunto. Ed è il classico ragazzo che è il classico personaggio che è un po' timido, un po' introverso, un po' lo sfigatello di turno. Quindi, sono, diciamo, si dice, quel personaggio lì. È circondato da altri tre ragazzi che sono i suoi migliori amici, quindi formano questo gruppo, e la storia in soldoni di Rainbow Days sono le loro avventure amorose. Ok? Per 16 lunghi volumi. Quello che l'unico personaggio, diciamo, che affronta più situazioni amorose è uno solo, che è, come si chiama? Teichi. Keiichi è l'unico personaggio che affronta più situazioni amorose all'interno del fumetto, mentre tutti gli altri sono sempre con la stessa ragazza. Sono sempre con la stessa ragazza, ma non è che dici magari si mettono insieme con questa ragazza, hanno delle problematiche, vengono affrontate. No, il problema è proprio mettersi con queste ragazze e affrontare le problematiche appunto legate ai primi approcci, ai primi amori e queste cose qua. Allora, come manga a me è piaciuto abbastanza. Devo essere sincera, forse mi è piaciuto più verso da me. Verso l'inizio, poi verso metà mi ha un po' annoiato, poi si è ripresa alla grande, poi l'ultimo volume che è una schifezza oscena, che possiamo anche lasciarlo perdere, se c'è un volume, mi fa abbastanza schifo.
Nel complesso, come la storia non mi è dispiaciuta, l'ho trovato molto carino, molto divertente. Inizialmente mi piaceva anche tanto, mi ricordava un po' come tipo di manga Orimiya, il mio amatissimo Orimiya. Ma a differenza di Orimiya, lo so che molti di voi non piacciono quando faccio il versus, però non sono abituata a farli io. Praticamente questo manga, allora, Orimiya, abbiamo un gruppo di ragazzi, vengono tutti raccontati. E diciamo che non è semplice raccontare tanti personaggi diversi, con sfaccettature completamente diverse e renderli appunto diversi. Quindi diciamo ognuno con la propria personalità, le proprie caratteristiche, i pregi, i difetti e quant'altro. Non è assolutamente semplice, non sto dicendo questo. Però in Rainbow Days ritroviamo una marea di personaggi che... Diciamo che c'è anche un gruppo, allora, il gruppo principale sono loro, ok? Quattro ragazzi, quindi c'è Natsuki, Keiichi, Tsuyopon, che è lui, e lui non mi ricordo mai come si chiami, Tomoya, ok? Quindi c'è questo gruppo di ragazzi e loro vengono spiegati molto bene. Poi a un certo punto vengono introdotti degli altri personaggi, che alcuni ti chiedi anche da dove sono spuntati. Davvero, non sto scherzando, da dove spunta questo? Che alla fine te li ritrovi lì che sembrano introdotti, spiegati, ma in realtà ci sono molti lati oscuri intorno a questi personaggi, che li trovi... Ma che cosa servono? Boh, non si sa. E cosa anche che ho trovato in parte, non dico negativa, però diciamo che molte cose vengono lasciate un po' così. Allora. Ci sono situazioni che ricordano i Boys Love e lo Yuri. Non so se esiste un altro termine per Yuri attualmente. Io sono rimasta ancora Yuri e Yaoi, che sono i termini vecchi. Vabbè, Girls Love, possiamo dirlo così, e Boys Love. Esistono queste due cose all'interno del manga? Sì. Vengono intese, lasciate intese. Una più intesa dell'altra, perché ce n'è una che è la Girls Love, che viene parecchio sbattuta in faccia ai lettori. Ma non si arriva davvero a definirlo tale. Chi legge sa, capisce subito. Lo sto dicendo, non sto facendo spoiler perché non vi dico assolutamente chi sono, però non si arriva davvero a definire lo Yuri perché non c'è, ok? Non ci sono le situazioni, però è palese, è proprio palese, cioè non viene detto a voce, ma è proprio palese la cosa. E ti lascia abbastanza basito, perché non perché non te lo aspetti, ma perché rimani così e dici, te lo immagini telettore, ma non è spiegato specificamente nel manga, però è troppo palese, è veramente veramente palese, è una cosa che dici, te la immagini perché sono un po' più amiche del solito, o perché magari è stato un momento di... No, vabbè, proprio palese, palese, palese. Ma appunto non viene apertamente dichiarato, secondo me. Per quanto riguarda invece il Boys Love, c'è proprio quella annusata, quel profumino di Boys Love che anche qui viene lasciato intendere, però è un po' più impalpabile come cosa rispetto appunto al Girls Love. E un'altra cosa che non mi è piaciuta del manga è stato un personaggio, uno di questi quattro personaggi all'inizio del fumetto ha una particolare passione. Non vi dico qual è perché se ne faccio spoiler sul personaggio, ma ha una particolare passione che lo contraddistingue da tutti gli altri. Finché questa passione, anche perché poi questa passione ha un certo risvolto per quanto riguarda il suo innamoramento, le sue... Ok? A un certo punto in poi, puff, sparisce completamente questa sua passione. Sparisce, svanisce nel nulla senza un motivo, cioè lo possiamo capire forse questo motivo, ma neanche più di tanto, francamente. Io ci sono dovuta proprio arrivare a pensarci, ma forse è successo per quello, però non viene spiegata manco questa cosa. E quindi questo personaggio rimane insulso. Praticamente, cioè, prima era molto interessante per questa cosa, molto diversa da classici shoujo, ragazzi shoujo, ma poi. Persa completamente senza un motivo, non capisco perché. Cioè, poi così non ho ben capito la cosa, e quindi queste sono le cose che non mi sono piaciute. Sicuramente mi piacciono tantissimo i disegni. Adesso passo a qualche slide che vi farò vedere appunto i disegni.
Disegno soggettivamente tanto, sia verso l'inizio che verso il fondo, sicuramente sono molto migliorati. E infatti c'è tanto da leggere, per molto in difetto, per me in questo caso non l'è stato perché mi ha divertito moltissimo, quindi approvato. Poi dipende ovviamente da opera a opera, perché ad esempio anche Takane Hana ha un sacco da leggere, ma l'ho odiato profondamente perché non faceva manco ridere, quindi dipende molto anche da persona a persona, ovviamente. E poi altra cosa che ho apprezzato tantissimo, alcuni risvolti come sono stati appunto trattati, mi sono piaciuti veramente veramente tanto, veramente molto. C'è una coppia in particolare all'interno del manga che ho amato alla follia. Avrei preferito forse dei svolgimenti diversi, uno svolgimento un po' più diverso, perché poi alla fine tutti i svolgimenti sembrano tutti uguali. Però questa coppia l'ho amata particolarmente tanto, e la coppia con lui. Posso dire solamente che la coppia con lui, lui e la sua dolce metà li ho amati dall'inizio alla fine. Gli unici, li ho amati davvero dall'inizio alla fine, perché il protagonista è un po' palloso, è un po' che prima di mettersi con la sua giovane ragazza ci mette 30 anni, ci mette tanti anni, c'è lì che dici porca vacca, e una coppia, che intanto è palese, avete visto manco anche le copertine, che mi è piaciuta, però diciamo che mi è piaciuta più la protagonista femminile che la coppia in sé, che è loro, sono loro. Loro stanno insieme dal primo momento in cui appunto li vedete, sono sempre insieme, sempre fidanzati. Però noto che forse un po' di maturazione nella coppia c'è, ma anche lì è sottile, sottile, sottile. E lei è bellissima, lei è Yuki Rin, è una protagonista, è una ragazza stupenda, io l'ho amata tantissimo, è una cosplayer. Ma è una di quelle super frizzanti, sempre amichevoli, ma non con un... cioè proprio molto genuina. Ho amato il suo personaggio, l'ho trovato molto diverso rispetto a tantissimi personaggi, tantissimi appunto personaggi, figure femminili all'interno degli shoujo. Quindi lei l'ho amata alla follia. Peccato che appunto la sua relazione amorosa... maturazione lenta proprio. Però il problema è che stanno insieme fin dal principio, quindi doveva esserci un po' di... No, invece no. Molto contenta per lei perché è tutto felice, tutto contento, però proprio alla faccia dell'happy ending. Però appunto la coppia forse è più... non lo so. Però lei è stupenda, lei è veramente veramente bellissima. Proprio bello come personaggio, mi è piaciuto veramente un sacco. Quindi questo è quello che penso dell'opera in sé, di tutta l'opera. Consiglio la lettura di questo fumetto. Sì e no, diciamoci la verità, sì e no. Perché? Allora, consiglio la lettura se cercate un manga shoujo un po' diverso dal solito, quindi con appunto punto di vista maschile al posto di quello femminile, sicuramente lo consiglio molto più di 30.000, 36.000 secondi al giorno, qui ho letto il primo volume e mi ha fatto manco ridere, quindi proprio non lo consiglio a prescindere da quel fumetto. Questo non mi è piaciuto, mi ha fatto ridere, mi ha tenuto molta compagnia, i disegni sono molto belli per quanto mi riguarda. La storia in sé, nonostante diversi particolari, queste cose, ok, è carina. Se dovete dare un voto da 1 a 10, gli darei un 6,5, perché non è un 7, ma forse anche un 7. Un 7 mi sembra un po' troppo, un 6,5 è un po' più che sufficiente. Quindi, diciamo, non è affatto male come opera, ok? E per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!